Ciao ragazze, questo Halloween ho deciso di trasformarmi in una Joker Girl, ma iniziamo subito. Contorno metà del mio viso con una matita bianca. Successivamente riempio con un cerone bianco sempre la metà del mio viso. Prendo un eyeliner nero in liquido e vado a ridefinire tutti i contorni. Devo simulare un effetto viso, come dire, quasi rotto, perché vi è questa trasformazione da umano a Joker. Quindi con questo eyeliner nero traccio delle linee, delle venature un po' imprecise lungo la linea che ho tracciato prima, bianca. Vi consiglio di iniziare con dei tratti più semplici, più fini, per poi andare successivamente a intensificare il tratto e ridefinire i dettagli. Poi fisso il cerone bianco che ho applicato prima con la cipria. Questo passaggio in realtà potete farlo anche prima di mettere l'eyeliner nero. Dopodiché contorno il mio naso con una matita, questa è una matita per le labbra rossa. Potete usare un ombretto in crema, una matita, un rossetto, quello che avete in casa. Vado a ridefinire le mie venature sul naso. E poi inizio a tracciare qualche linea in modo molto grezzo, come dire, in modo molto spartano così, del mio occhio. Voglio realizzare la classica forma che ha Joker, personalizzandola un po'. Quindi traccio prima queste linee in modo molto generico con una matita, dopodiché vado successivamente a ridefinirle e riempio con un ombretto nero in crema. Successivamente prendo un ombretto color vinaccia e creo una sfumatura proprio ai lati dell'ombretto nero. Poi prendo un bellissimo ombretto nero super brillante, questo è un ombretto di pupa, e lo applico tamponandolo su tutte le zone nere del mio occhio, in particolare al centro della palpebra. Durante questo passaggio potete anche ridefinire le linee per renderle più precise e più nette con una matita, con un eyeliner, con l'ombretto. Inserisco, applico la matita anche all'interno della rima palpebrale. Poi passo alle labbra, le contorno inizialmente con una matita nera e faccio le rifiniture con l'eyeliner nero per renderlo più lucido, più intenso e più definito. Thank you.
Dopodiché passo al rossetto, riempio l'interno delle mie labbra con un rossetto rosso. In realtà io qua sto utilizzando uno Spetzel Tint, che è un prodotto, diciamo, teatrale per simulare il sangue, quindi è molto rosso, ma anche un rossetto classico andrà benissimo. E poi vado a creare qualche luce ombra con un ombretto in crema bianco. Applico il mascara nero. Sulla parte scoperta del mio viso applico un fondotinta del mio colore di pelle. Poi prendo un ombretto marroncino e vado a ricreare la piega dell'occhio, creando questa sfumatura. Nella palpebra mobile, applico un ombretto panna molto molto luminoso. Mi sono dimenticata di filmare questo pezzo di video, non me l'ha filmato, quindi ho semplicemente aggiunto l'eyeliner, una ciglia finta e il mascara. Dopodiché, come vedete qui, vado a ridefinire anche le sopracciglia. Applico poi un blush sullo zigomo e invece dalla parte del cerone bianco applico come blush un ombretto vinaccia. Queste sono le ciglia finte che ho usato prima, che non avete visto. E poi applico il mascara. Ridefinisco la palpebra esterna dell'occhio con una matita nera. E poi applico con un eyeliner i tre puntini. Stile lacrima, ed ecco il trucco finito. Spero vi sia piaciuto. Lasciatemi un mi piace, un commento per farvi sapere cosa ne pensate. E mi trovate anche su Facebook e su Instagram. Alla prossima, ciao!